Allora, abbiamo ancora qui con noi gli amici UNICEF, band Oltreoceano. È andata bene. Allora, vi volete presentare? Anzi, diciamo i nomi, chi siete? Io sono Mattia. Ornella Raneri. Davide De Furia. Ovviamente in rappresentanza della band sono assenti Pietro Plaza al basso e Stefano Della Gatta alla chitarra. Ok, allora, amici dell'UNICEF, perché? Poi parliamo dopo di voi come artisti e passiamo la parola a Carmine. Noi siamo veramente felici ed emozionati di essere qui a rappresentare una rassegna così importante che proprio la Free You dell'UNICEF, un'iniziativa importantissima, e veramente preghiamo tutti di donare, perché tante volte, insomma, anche un euro al giorno può bastare per quei bambini che giorno per giorno sbarcano e purtroppo non sono fortunati come noi. Quindi dare la possibilità anche attraverso, diciamo, il vostro contributo, che fate comunque musica, che fate comunque anche, avete una grande passione, no? Perché il vostro mestiere è anche una passione, vi porta anche a voler far vedere, quindi a toccare questa passione anche a questi ragazzi, questi bambini che purtroppo non hanno avuto questa fortuna. E soprattutto chissà se uno di loro magari può amare la musica come noi, quindi un giorno, perché no, anche loro possono avere questa possibilità come noi. Allora, ora vi presenta Carmine, vi dirà lui qualcosa. Vai, Carmine. La musica ha un ruolo fondamentale quando si tratta di costruire delle iniziative di solidarietà. Voi con quello che siete, con quello che fate quotidianamente, mettete a disposizione tutto ciò per una giusta causa. Ma parliamo anche del vostro percorso artistico. Quali sono stati i vostri primi passi? A che punto siete di questo percorso e che tipo di musica proponete? Allora, in realtà noi abbiamo una storia un po' lunghetta, però la riassumiamo in breve. Questo progetto Oltreoceano è nato dall'idea del nostro attuale produttore, che è anche autore dei nostri brani, come duo. Quindi Ornella Raneri e Davide De Furia. Oggi, dopo tantissimi anni e tantissimi anche ospitati in Rai, premi e quant'altro, abbiamo deciso di formare una band, quindi di 5 componenti, in previsione di nuovi progetti discografici in corso. E veniamo da tantissime esperienze che ci hanno formati, come il Capodanno in diretta su Rai 1, il Premio di Venezia, il Premio AFI a Sanremo, l'Expo di Milano col Sanremo Award 2014 e 2015, quindi oggi siamo abbastanza, diciamo, forti per poter intraprendere un nuovo percorso, che è quello appunto dell'anno 2016 che sta per arrivare, che ci aspettiamo. E con la nostra musica noi speriamo anche di poter dare quel contributo a queste meravigliose iniziative che hanno comunque bisogno di un nostro, soprattutto un nostro sostegno. Oggi, con l'avvento di Spotify, Deezer e le altre piattaforme, incidere un disco sembra quasi solo una occasione da creare, da mettere in piedi per poter far parlare di sé. Dunque sì, questo è vero, però l'importante nella musica è sempre, come posso dire, trovare un percorso, seguirlo con professionalità e senza mai cadere nel... senza mai, diciamo, commercializzarsi, perché ormai in tempi moderni, come ha detto lei, ormai si tende più alla musica commerciale senza mai seguire più le proprie passioni. Quindi il mio messaggio come musicista è quello di seguire le proprie passioni e di fare musica come noi la facciamo, ossia quella che ognuno ama. Allora, volete dare anche qualche appuntamento dove vi esibite, qualcosa, insomma, per farvi conoscere, ecco. Certo. Attualmente, come diceva anche Davide, stiamo lavorando ad un progetto discografico, quindi diciamo che ci stiamo dando al 100% per questo, quindi in sala di registrazione giorno per giorno. E quindi non c'è un appuntamento specifico da dare, ma a breve... È stata l'ultima data, diciamo, della tournée. Sì, sabato scorso 28 siamo stati al Teatro Il Primo e abbiamo, insomma, fatto un concerto, insomma, che è andato veramente oltre le aspettative. E quindi qui a Napoli, felicissimi, abbiamo riportato le persone in teatro grazie alla rassegna Napoli Underground, che è un'iniziativa di Andrea Bonetti.
E niente, quindi adesso lavoriamo in studio e a breve delle novità. Però ci possono seguire naturalmente dalla pagina ufficiale Facebook che è Oltreoceano, e in continuo aggiornamento, quindi ci possono tranquillamente seguirci e beccarci dove siamo. Quindi Oltreoceano, oltre ogni aspettativa. Sì. Okay. Speriamo, sicuramente, speriamo. Oltreoceano. In bocca al lupo, ragazzi.